Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario. Intanto io vorrei dare atto all'inizio di questo mio intervento, dopo le legittime rimostranze che le opposizioni hanno mosso in quest'Aula in occasione dell'approvazione della finanziaria, che nell'esame di questo provvedimento tutti i passaggi parlamentari sono stati ampiamente rispettati, quindi sono state rispettate le prerogative di tutti quanti i senatori, prima in commissione e ora anche in aula. Quindi è giusto che si dia atto di questo anche alla luce dell'immane lavoro difficoltoso che le commissioni hanno svolto e per il quale voglio ringraziare i due presidenti Coltorti e Borghesi e anche la relatrice Pirovano, che hanno consentito di accogliere tutte le istanze di tutti quanti i senatori esaminandole e dando appositamente delle risposte. Così come allo stesso tempo, per onestà intellettuale che non manca a nessuno dei presenti, è giusto anche dire che se questo decreto diventerà o ha rischiato di diventare un omnibus è per volontà di tutti quanti noi della maggioranza, ma anche dell'opposizione, perché l'opposizione non ha esitato legittimamente a presentare una serie innumerevoli di emendamenti che nella gran parte delle volte non avevano nulla a che vedere con il nucleo originario di questo decreto legge. Quindi quando si discute di una pregiudiziale che è stata giustamente bocciata, che aveva e guardava non soltanto alla fondatezza della decretazione d'urgenza, ma anche alla coerenza di come si sviluppava questo lavoro parlamentare rispetto al decreto legge partorito dal governo, dico alle opposizioni: fate chiarezza al vostro interno, perché se prima presentate un numero consistente di emendamenti, dopo non potete proporre una questione pregiudiziale, anche perché il decreto legge si sta snaturando rispetto alla previsione originaria. E un'altra questione ancora sulla quale vorrei riflettere un attimo: le discussioni che ci sono state, e non le liti, le discussioni che ci sono state all'interno della maggioranza, sono tutte quante state discussioni che hanno avuto al loro centro questioni importanti per il Paese, che riguardano lo sviluppo, che riguardano la tutela della salute, che riguardano la tutela dell'ambiente e che riguardano anche la tutela dei livelli occupazionali. Tutte discussioni di merito che, se non le affronta la politica, non vedo chi debba affrontarle. Capisco che rispetto al passato le discussioni della politica erano incentrate sulle poltrone, sul Presidente del Consiglio d'amministrazione o su un amministratore delegato, ma quando si parla di trivelle, per esemplificare, è vero che si sono confrontati punti di vista diversi e non scopriamo l'acqua calda, ma è anche vero che, partendo da quella che è una prospettiva che è condivisa, quella della transizione energetica, noi abbiamo parlato anche della possibilità di utilizzare e di sfruttare un'occasione che Madre Natura in Italia ci può dare e che non possiamo assolutamente sciupare. Diciamo sì a questa fase di transizione, ma in maniera razionale, con buon senso, senza mettere in difficoltà tanto i nostri industriali quanto i nostri lavoratori. E su questo, mi perdonerete, non accettiamo e non possiamo accettare lezioni però da parte di chi ha fatto trivellare il nostro Paese in mare e in terraferma, calpestando tanto la salute dei cittadini quanto l'ambiente dei nostri territori. Allora è un equilibrio che si è raggiunto tra due forze di maggioranza, tra due forze politiche che hanno messo al centro buon senso, senso di responsabilità, ma anche coerenza. Perché un altro aspetto che sfugge in questo dibattito è che il decreto semplificazioni è coerente rispetto a quanto fin qui il governo e la maggioranza hanno fatto, perché appunto si cerca di ridurre la burocrazia,
si cerca di ridurre le spese e si cerca di sostenere soprattutto i più piccoli, o meglio chi è in sofferenza e chi è in difficoltà. Non voglio elencare una serie di provvedimenti che sono stati varati con la finanziaria, ma quando con il decreto semplificazioni si tende una mano alle piccole e medie imprese che sono vittima dell'inefficienza della pubblica amministrazione e che per andare avanti e pagare gli stipendi hanno dovuto contrarre un mutuo, è un punto di buonsenso, è un punto di coerenza rispetto ai provvedimenti che fin qui abbiamo adottato ed è un punto che richiede sicuramente la decretazione d'urgenza. Quando si mette mano al mercato del lavoro e si dice si toglie un altro pezzo del Jobs Act che tanta sfortuna ha dato all'Italia e ai lavoratori dell'Italia, si dice via il lavoro, il libro unico del lavoro perché inutile e costoso, è un passaggio di buonsenso ed è un passaggio di buonsenso anche coerente perché va nella direzione del decreto dignità e solo chi è in malafede non può vedere i numeri che il Veneto ha dato dimostrando che sono aumentati di gran lunga i posti di lavoro a tempo indeterminato, così come in malafede chi non vede la conseguenzialità, per esempio, tra il decreto 100 e le 127 stabilizzazioni che farà la Piaggio prossimamente a Pontedera, la quota 100, chiedo scusa. E quindi le visioni quali sono? Da una parte c'è lo snellimento e la stabilità, dall'altra parte c'è la burocrazia e la precarietà, capendo anche che spesso per tanto tempo, per troppo tempo, la burocrazia, quindi l'appesantimento dei vari gangli del potere e la precarietà sono state fonti di consenso elettorale. E quell'epoca è terminata perché vogliamo sostituire alla burocrazia e alla precarietà la libertà e la stabilità. L'edilizia carceraria, anche di questo si parla nel decreto semplificazioni. Si cerca di accelerare la costruzione delle nuove carceri, di fare manutenzione straordinaria sulle carceri esistenti, dando competenze dirette al Ministero della Giustizia e in modo particolare al DAP. Merita decretazione d'urgenza un provvedimento che guarda alla dignità perché combatte il sovraffollamento carcerario, dando appunto dignità tanto ai carcerati quanto alla polizia penitenziaria che lavora in queste carceri. E poi un'altra questione sul fatto che siano state ridotte le soglie per gli affidamenti diretti. Io ritengo che questa posizione presa dalle opposizioni sia assolutamente abnorme, illogica e non coerente con la realtà, perché evidentemente si parte da presupposti diversi. Per noi c'è la presunzione in base alla quale tutti i sindaci e i loro responsabili sono persone per bene e che sono in grado di utilizzare questa norma non per fare sporchi interessi di qualche malvivente, ma per mettere in circolo economia, moneta, per aiutare imprese e per dare servizi ai propri cittadini. Evidentemente qualcuno è animato da malafede, ma non è così, anche perché la malavita, la criminalità organizzata e non solo, ha fatto le sue migliori fortune anche quando queste soglie erano di gran lunga più basse. È giusto che diciamo di cosa parliamo però. 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto con una indagine di mercato per tra tre ditte laddove esistenti per fare lavori. 350.000 euro procedura negoziata dove deve essere fatta un'indagine di mercato tra almeno 10 ditte. E vogliamo bloccare l'economia perché ci sono paure, pretesti o pregiudizi? Noi vogliamo far prevalere il coraggio e non si combatte la malavita facendo delle regole che imbrigliano l'azione politica nella burocrazia, ma si combatte la malavita così come abbiamo voluto fare con lo spazza corrotti, mettendo le persone giuste al posto giusto, garantendo che ci siano persone oneste laddove qualcuno, perché capita anche questo, onesto non lo è. Allora io concludo, Presidente, e dico che ho appreso stamattina un'altra lezione, che le attuali opposizioni
non si sono disarmate del loro libro dei sogni, che hanno così dispensato tra gli italiani sia quando erano al governo sia oggi che sono all'opposizione. Noi non vogliamo sicuramente frustrare questa vostra voglia di cullarlo, di coccolarlo e di tenerlo, ma sicuramente vogliamo sostituire la nostra azione in termini concreti. Vogliamo sostituire, perché anche di qui passa il cambiamento di questa maggioranza e di questo governo, le illusioni che per tanto tempo sono state disseminate in Italia con fatti concreti perché l'Italia possa finalmente rialzarsi. E questo è un altro tassello che va in quella direzione. Grazie.